Cari amici, buongiorno e ben incontrati. Giovedì 11 aprile, giovedì della seconda settimana di Pasqua. Invochiamo il dono dello Spirito. Vieni, o Spirito Santo, vieni e illumina la mia mente. Donami di stare alla scuola di Gesù, ai piedi della sua croce, per accogliere in pienezza la sua luce. Donami di lasciarmi nutrire dal suo pane che è l'amore e di godere della sua presenza nell'ora della mia fatica. Anch'io possa dire, la sua voce che dice, sono io, non avere paura. Amen. Leggiamo sempre dal Vangelo di Giovanni un testo che come tematica è in continuazione con quello che abbiamo sentito ieri e ier l'altro. La testimonianza offerta da Gesù e come questa testimonianza sia confermata dallo Spirito che opera in noi. Chi viene dall'alto è al di sopra di tutti, ma chi viene dalla terra appartiene alla terra e parla secondo la terra. Chi viene dal cielo è al di sopra di tutti e gli attesta ciò che ha visto e udito. Eppure nessuno accetta la sua testimonianza. Chi ne accetta la testimonianza conferma che Dio è veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio, senza misura egli dà lo Spirito. Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi crede nel Figlio ha la vita eterna. Chi non obbedisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Queste parole l'Evangelista Giovanni le mette in bocca a Giovanni il Battista come parte finale della sua testimonianza offerta a favore di Gesù. E presenta Gesù come un testimone di Dio diverso da quello che lui è, perché lui, Giovanni il Battista, non è il figlio di Dio fatto uomo, è un profeta, certo, forse il più grande dei profeti, ma non è il figlio di Dio fatto uomo. Una cosa è la testimonianza di Giovanni il Battista, altra è la testimonianza di Gesù di Nazareth, il figlio di Dio fatto uomo. E Giovanni, dicendo questo, orienta l'attenzione dei suoi amici verso la figura di Gesù, il testimone del Padre. E attribuisce a Gesù appunto queste parole: io, testimone del Padre, non da tutti vengo accolto, da molti vengo rifiutato. Ma nelle persone che mi accolgono avviene un'esperienza spirituale unica, importantissima. E qui, apro una parentesi, è ciò che avviene in noi oggi, figli di questo nostro secolo, se aderiamo a Gesù nello spirito di queste parole. Che esperienza avviene? Avviene che nel momento in cui aderisco con fede a Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio fatto uomo, ne ricevo una conferma interiore. Lo Spirito conferma la bontà di quello che avviene nel momento in cui aderisco con fede al Signore. E questo avviene attraverso
l'adesione, l'obbedienza, l'ascolto orante della parola, perché Gesù è la parola del Padre, dice le parole di Dio. Ascoltare le parole, ascoltarle con fede e aderire a queste parole è l'esperienza spirituale che è permesso di vivere anche a noi. Una conferma che viene dallo Spirito nella verità e nella bontà di queste parole, la parola di Dio. E poi l'ultimo passaggio è quello che dice che oltre alla parola ci viene dato, ci viene confermato lo Spirito del Signore. E questo modo di comunicare l'esperienza religiosa dell'Evangelista Giovanni è molto importante per noi, perché alla fin fine noi incontriamo il risorto e aderiamo a lui attraverso questo stesso processo, un'adesione a priori nella fede, un'adesione a priori che si conferma nell'ascolto della parola di Dio, un ascolto vissuto nello Spirito, il quale conferma la verità di queste parole e le rafforza in noi come parole di vita. Tutto questo, dice l'Evangelista Giovanni, è vita eterna, cioè è vita secondo Dio, attraverso questo processo di fede. Passa in noi l'esperienza d'amore propria di Gesù. E ci è possibile vivere la triplice dimensione dell'amore, dell'adorazione verso Dio, della dignità verso noi stessi e del servizio verso gli uomini. L'importanza quindi nella vita del credente dell'incontro con la parola di Dio vissuta nello Spirito, lo Spirito che porta a noi la parola e la conferma nella sua verità e nella sua capacità di rigenerare la vita d'amore dentro di noi. Sembrano discorsi un po' raffinati, però se vogliamo analizzare a fondo la nostra esperienza di fede, dobbiamo ammettere che è proprio così. E di fronte a questo io ricavo per me questo appello ad essere fedele a questo incontro quotidiano con la parola di Gesù, testimone del Padre, letta, meditata, custodita, vissuta sotto la guida dello Spirito Santo, il quale conferma in noi la bontà di tutto questo e riproduce in noi la vita d'amore che è la vita eterna, la vita secondo Dio. Anche oggi, allora, a conclusione di questo incontro, ci offriamo reciprocamente la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen e arrivederci a domani.